Partiamo con le formazioni e partiamo dalle ospiti nella fattispecie, cioè la Fiorentina. Eccola qua, la prima formazione della stagione 2015-2016, se scelta da Sauro Fattori. Passiamo di conseguenza a quella di Riviera di Romagna. Stanno entrando in campo le formazioni. Riviera di Romagna ovviamente in classico completo giallo con bande superiori blu e pantaloncini blu. Dall'altra parte Fiorentina ovviamente in rigoroso completo viola. Si parte con Fiorentina, che attaccherà da destra verso sinistra, ovviamente risponde da sinistra verso destra Riviera di Romagna. Primo possesso di palla in favore della viola. Ancora Guagni dentro la rigore, ancora Guagni fine fondo, cross in mezzo ed arriva subito il gol. A segno la Fiorentina con una bellissima azione ispirata dalla Guagni e perfezionata dalla numero 11. Di Romagna dopo l'inizio shock con il gol della Rinaldi. Attenzione adesso Rinaldi, ha spazio dentro la rigore, ancora Rinaldi, la buona posizione, traversone in mezzo, troppo lungo. Intanto Panico si allarga sulla sinistra, al centro prende posizione Rinaldi, ancora Panico prova a saltare un avversario, ci riesce, conclusione con il destro direttamente in porta, blocca senza problemi Pignagnoli. Attenzione a Guagni che brucia ancora tutti in velocità. Guagni entra dentro la rigore, dentro per Panico. Gol praticamente fotocopia. Ancora Guagni, questa volta Panico che si sblocca anche in campionato e va a segno in Serie A con l'ottava maglia diversa. Attenzione adesso alla Guagni che apre ancora per Vicchiarello, la Fiorentina fa praticamente quello che vuole sul rettangolo di gioco, Vicchiarello con il destro ed è una prodezza incredibile. Quando siamo al minuto numero 26 del primo tempo cala il tris e la Fiorentina lo fa con una perla di Evelyn Vicchiarello. Colpo di testa, clamorosa traversa, ancora Rinaldi, la palla rimane là, torna dietro, Guagni apre il piattone, pallone che scivola sul fondo, eccolo qua, duplice fischio del signore Munerati che manda tutte negli spogliatoi, risultato parziale alla fine dei primi 45 minuti, Riviera di Romagna 0, Fiorentina 3 in virtù delle reti dell'inquadrata Rinaldi che ha sbloccato la partita al quinto minuto, poi al 19° Panico e al 23° una prodezza letteralmente di Evelyn Vicchiarello. È stato un primo tempo praticamente a senso unico, sta riprendendo intanto a giocare qui sul rettangolo di gioco il suo secondo tempo, anzi sta cominciando il secondo tempo della... mediatica del debutto della Fiorentina ha contribuito Vicchiarello di prima verso Panico, conclusione col mancino e questo gol accademico della Fiorentina che cala il poker sempre sull'asse Vicchiarello Panico, verticalizzazione della prima, conclusione di mancino della seconda, siamo già 4-0 Fiorentina, siamo già 2 gol all'attivo per Patrizia Panico. Attenzione, gran palla in verticale, attenzione Rinaldi col mancino. Qua un contrasto durissimo tra la Guagni e la Cassanelli. Quindi calcio di punizione, la posizione centrale che andrà a battere Fabiana con la sua. Parte con il destro.
canestro con la suono, pallone che si alza. Attenzione, seguiamo questo calcio di punizione col colpo di testa di Tona in anticipo su Mastro Vincenzo, e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara, chiudendo appunto questa partita con risultato finale di 4-0 per la Fiorentina. È rimasta a terra Elisabetta Tona, speriamo nulla di grave, soprattutto perché sembra aver preso un colpo al costato. Eccoci qui con Mister Fattori, un 4-0 rotondo. Mister, una buona prestazione delle sue ragazze come prima di campionato. Sì, in effetti poi il campo era pesante. No, abbiamo fatto bene, sono contento, perché non è mai facile l'esordio. Appunto, una squadra che tanti anni è militare in Serie A, si chiama una società dietro importante. Però noi siamo state brave a chiudere la partita quasi subito facendo un 1-2, e a quel punto lì poi la partita è diventata molto più semplice. Guarda, io a fine partita l'ho messa tra, insieme a tutte le sue ragazze, insieme a tutta la Fiorentina, tra le contendenti alla vittoria finale del campionato, insieme a Verona e Brescia. Lei come la pensa? La conferma questa mia impressione? No, noi vogliamo essere protagonisti, è naturale che vogliamo far bene, poi oltre a Verona e Brescia ce ne saranno anche altre sicuramente, tipo Mozzani e Tavagnacco, però noi vogliamo stare in mezzo a queste e poi alla fine la più brave andranno in Champions League. Un'ultima cosa, visto che è doveroso farlo, si è giocato qui, si è giocato a Tavagnacco, non si è giocato sugli altri campi per il polverone che si è alzato, i paradossi che conosciamo, un suo commento? Ma io lascio sempre i commenti agli altri. Probabilmente è stata una situazione un po' anomala e mi auguro che si risolva nel migliore dei modi per tutti. Va bene, grazie mille e complimenti a Mister Fattori. Arrivederci.